Per partecipare al casting, inviare self-tape. Self-tape! Dai, andiamo con self-tape! Se per dopo i signori gradiscono... Iscrizione al canale sarebbe cosa davvero gradita. Tu gradisci? La domanda legittima di Nicole è stata: durante il self-tape, cosa devo dire? Beh, Nicole ha ragione. Non sempre si sa cosa dire quando si gira un self-tape. Proviamo a capire come cavarcela. Sono il signor Wolf. Risolvo problemi. Artisti 7607 supporta questo video e supporta anche te. Ti riconosce un contributo per i tuoi provini in self-tape. Vai a vedere in descrizione il link. È spiegato tutto. Ci sono diversi tipi di self-tape. A volte ti chiedono una semplice presentazione, a volte ti chiedono di interpretare un personaggio. Questo dipende dall'utilizzo che ne debbono fare i casting director. Se cercano un attore per uno spot pubblicitario, probabilmente basterà una presentazione. Se invece cercano un attore per un film, la presentazione non gli basterà e ti manderanno uno stralcio di un dialogo da interpretare. Oggi ci proviamo a concentrare sulla presentazione. In un prossimo video vedremo come provare ad interpretare un personaggio in un self-tape. Cosa possiamo e cosa dobbiamo dire nella presentazione? Diremo certamente il nostro nome e cognome. Mi raccomando, prima il nome, poi il cognome. Lorenzo Trombini, non Trombini Lorenzo. Del resto, hai mai visto nei titoli di coda di un film prima il cognome e poi il nome? Pacino Al? De Niro Robert? Ma prima ancora di dire il tuo nome ti suggerisco di fare un saluto. Del resto l'educazione è una cosa importante. Buongiorno, sono Lorenzo Trombini. Ciao, Lorenzo Trombini. Buongiorno, sono Lorenzo Trombini. Diremo di dove siamo. Basta dire la città, non serve il paese, il quartiere, la via, l'indirizzo, il piano e l'interno. Bergamasco di nascita, bresciano di adozione. Diremo quanti anni abbiamo. La verità, ovviamente. 45 anni. Portati benissimo. Diremo cosa siamo. Attore, giocoliere, modello, mangiafuoco. Sono attore. Diremo che scuola di recitazione abbiamo frequentato. Ho studiato recitazione alla scuola di teatro Quelli di Grock di Milano. Diremo che esperienze abbiamo. Lavoro per il cinema, il teatro e la televisione. Se non abbiamo alcuna esperienza davanti alla macchina da presa non è un problema. Tutti noi abbiamo fatto un po' di teatro, quindi diremo quello. Evitiamo però cose del tipo: ho fatto qualcosina per la compagnia teatrale del paese. Ho fatto una piccola cosa per il teatro dell'oratorio del Rione Sanità. È molto meglio un bel: ho esperienza di lavoro in teatro. Poi mi raccomando, è teatro, non teatro. Soprattutto se sei molto giovane, non occorre chissà quale esperienza di lavoro, occorre solo che tu sia te stesso o te stessa. Diremo chi è il nostro agente. Se non ne abbiamo uno, non c'è nulla di cui vergognarsi. Non dire però: non ho un agente. Racconta anche ciò che ti piace fare. Mi piace leggere, fare passeggiate in montagna, andare al cinema. Non dire mai che hai fatto la comparsa, non perché ci sia qualcosa di male, semplicemente perché stanno cercando un attore. È un altro lavoro. In Italia poi persiste il retaggio sbagliato che se hai fatto la comparsa una volta nella tua vita, attore non lo diventerai mai. Quindi fai attenzione. Infine saluteremo cordialmente l'educazione, ricordati, magari condita da un bel sorriso. Ciao! 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 Sorrisi belli stanno da un'altra parte. Però generalmente le cose da dire sono queste. Poi magari ci sono istruzioni più dettagliate fatte avere dal casting director. Provo a fare qualche esempio. Sono disponibile per lo shooting nelle date che avete indicato. Vi mostro le mani e i profili. Il self-tape va fatto in primo piano, l'ho già detto, ma vale la pena ripeterlo. Non devi assolutamente mandare un self-tape in cui sei lontano dalla camera, altrimenti non sarai nemmeno preso in considerazione. Ma soprattutto, non mandare self-tape che pesano milioni di terabyte. L'ideale è che il tuo video stia come allegato in una mail. Se per dopo i signori gradiscono commentare come Nicole e magari chiedere qualcosa. Sono certo che qualche particolare l'ho dimenticato. Hai già guardato gli altri video sul canale sui self tape e su tutto il resto? E fossi in te, un'occhiatina la darei. Se cercano un attore, in un prossimo video vedremo che cosa? Dell'oratorio di... Diciamo nomi di paesi, poi offendiamo qualcuno.